solo il tempo potrà sanare le ferite. E tu, uomo, raccoglierai dai tuoi errori e dalle tue sconfitte la tua saggezza e volerai a conquistare un nuovo orizzonte di gustosa letizia. Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa presentazione, ecco, di questa silloge di poesie, Ogni uomo alla sua isola, del qui presente autore Antonino Causi. Armonizzerà, ecco, questa serata una cantante speciale, accompagnata dal maestro Antonio Zarcone, la cantante Pamela Barone. Vi potete accomodare, loro. Abbiamo sentito già la prima poesia contenuta in questo splendido libro, anch'essa poetessa e scrittrice, l'interprete Miriam De Luca. Puoi anche accomodare tu. Abbiamo voluto giocare perché la poesia va, ecco, ascoltata, questo lo insegnate voi, lo insegnano i grandi. Abbiamo ascoltato la poesia dal titolo Solo il tempo. Abbiamo qui alla mia sinistra i relatori che ci racconteranno di Antonino Causi, ci racconteranno di questa silloge, e sono i relatori il professore Giuseppe Bagnasco, che conosciamo, e il dottor Marcello Scurria. Io ringrazio il comune che ci ha concesso questo auditorium ai Crociferi. Ho voluto leggere, è stato realizzato nel 1686, edificato da Giacomo Amato per i padri Crociferi. È una bella sala questa, ecco. E io ringrazio anche coloro che ci seguono attraverso le telecamere di Arte e Cultura. È appunto un programma che 150 puntate ha trasmesso su Telesud. Adesso sono già altre 9 puntate che abbiamo realizzato e vengono pubblicata attraverso internet. Basta digitare Arte Cultura Palermo TV e lì troverete, ecco, tutti questi, diciamo, eventi e queste pubblicazioni. Adesso voglio leggere la bibliografia di Antonino Causi, così poi io mi zitto e sentirete sempre tra un brano musicale e una poesia, va bene? Quindi, senza che io lo presenterò, ascolteremo delle bellissime canzoni e la poesia, ecco, di Antonino Causi. Tutte scelte da Antonino, ecco, queste sono. Antonino Causi, palermitano, laurea in scienze politiche, master universitario di primo livello in immigrazione, asilo e cittadinanza presso la facoltà di scienze della formazione, sottufficiale nella polizia di Stato, segnalato in numerose antologie letterarie di poesie, ha conseguito importanti riconoscimenti, cura il blog di poesie e cultura Tony Poet, consigliere dell'Accademia Universitaria di Lettere, Arti e Scienze Ruggero II di Sicilia e dell'Associazione Culturale Ottagono Letterario. Fa parte del gruppo poetico lilibetano di Marsala, conferenziere, recensore accademico di Sicilia e del Convivio, responsabile per la provincia di Palermo, dell'Accademia Regionale dei Poeti Siciliani Federico II e dell'Accademia di Sicilia. Giurato in concorsi di poesie e narrativa, scrive articoli per riviste letterarie. Il 4 dicembre 2018 ha ricevuto dall'Accademia di Sicilia la Pigna d'Argento per la letteratura. Le sue silloge poetiche sono Versi Libertà 2009 e Melodie dell'Anima 2013. Ogni uomo alla sua isola è quello che stiamo oggi presentando, premiata al Premio Carrera 2018. Antonino Causi organizza da 8 anni l'evento estivo poetico itinerante Estate in Poesia. Bene, è così. Bene, a questo punto io smetto di parlare e cominciamo a entrare, ecco, all'interno del volume attraverso la prefazione che è stata curata da un'illustre, ecco, personalità della letteratura palermitana, il quale si scusa di non essere qui con noi per problemi familiari,
quindi la prefazione curata dal professore Tommaso Romano, ecco, che lo ringrazio attraverso le e allora dalla voce di Miriam De Luca ascoltiamo la prefazione. Nel variegato e spesso meschino mondo dell'arte vi sono ancora figure di generosa umanità e di cristallina fede nei valori imperituri. Antonino Causi è uomo, intellettuale e poeta, che vive il sogno rigenerante dell'arte con la purezza della parola originaria, senza scimmiottare alcuno e senza usare comodi elenchi di sinonimi e contrari per esprimere la sua buona visione della vita, del mondo, del creato, dell'onestà, della bellezza. Lo fa scrivendo con garbo, con misurata passione, con partecipazione accurata e autentica vocazione ideale. Alla lettura delle poesie di Causi si apprezza meglio e con un supplemento d'animo la vita, il suo scorrere, la forza della speranza che fa di ogni uomo il signore della sua isola di pace anelata, un porto per non cadere nella trappola amara dello sconforto, della dissoluzione, dell'annientamento di sé, del nichilismo. Causi sa che il cammino della vita è impervio, pieno di ansie, di amarezze, di sconfitte, ma al contempo sa anche apprezzare attraverso la riflessione e la ricerca, attraverso gli affetti e la condivisione con il prossimo, convinto che alcuni punti rimangono fermi e si possono ancora praticare, vivendoli con amore e certamente al primo posto, a partire dagli affetti diretti fino a quelli ritenuti universali. La sofferenza, il dolore, non ci debbono mai far dimenticare, scrive Causi, il valore della vita e della sua irripetibilità. Attraverso l'interpretazione costante della coscienza, Causi comprende la luce della purificazione possibile, di una rinascita dell'anima votata al bene. Le due sezioni, uomo e isola, si integrano senza scissione, quasi un diario di bordo del proprio essere e del guardare con gli occhi del cuore la gustosa letizia del futuro, di un tempo che, dice, può essere in grado di sanare le ferite. Sono molto significativi. Ci ricordano Agostino d'Ippona, questi versi di Causi, che rifiuta la vanità narcisistica e l'insensibilità per affermare: guarda dentro te stesso, vedrai che ti innamorerai del tesoro di valori chiuso dentro il tuo animo. Certo, Causi sa che questo tempo ingordo congiura contro il bene e il giusto. Egli canta il diritto, la legalità, l'onestà, esalta gli eroi del positivismo e le vittime del dovere. E nel gran libro della vita prova a tracciare, con umile candore, che lo rende vieppiù apprezzabile, le stagioni della sua vita e il coraggio, la volontà, la responsabilità di proseguire il cammino in verità. Nell'attesa operosa, anche con l'animazione culturale, di un mondo e di un uomo migliori. Il canto all'amore, si diceva, è centrale motivo di Gaudio, che per quanto improgrammabile, fa rinascere, sentire bambino incosciente, folle e avventuroso, fermo e deciso. Di cuore avventuroso parlavano i miti e i poeti, e quello di Causi è sulla scia dell'umano sentire e percepire il dono dell'incontro. La sincerità disarmante di Causi è il viatico dei buoni sentimenti che ci fanno compagnia, conservando memorie e storie, alchemiche di tasselli variegati, purificanti le miserie dell'arrivismo, anche di quello che dovrebbe essere immune da interessi utilitaristici, come l'arte, la poesia.
L'albero della vita, che è anche un simbolo della tradizione perenne, può così diventare robusto con i suoi frutti, saggio e fecondo, maturo ma intenso, imponente e pieno di grazia, ma anche meta fervida di speranza, canta il poeta sincero. Riti, simboli, piccoli segni danno un chicco di felicità ulteriore. Incoscienti e liberi, saltiamo come gazzelle le barriere del cuore. Questo è il nostro amore. Scrive come una limpida professione di fede il nostro Antonino Causi, che non ha peraltro paura di abbandonarsi, quasi cullarsi con i ricordi, le aspirazioni dolci dell'età giovanile. Tutto però con consapevolezza del presente, non con sterile lamentela del bel tempo andato, ma con destinazione felicità. È così l'isola della speranza di Causi, che non ignora la solitudine, ma non la esibisce come destino risolutivo, anzi. Così i luoghi amati, Palermo, la Sicilia, il mare, diventano la luce irradiante. Così la mia tela vivrà nuova linfa nell'attesa di una resurrezione e volare più in alto verso cieli dove non declinerà mai la primavera. Un nuovo Eden, non solo sognato, ma auspicato, teneramente sentito come orizzonte veritativo che pervade il nostro quotidiano spazio di immensità. Non mancano gli accenti gravi sulle violenze e le ingiustizie, per l'apatia e le rassegnazioni, sostenute da un vivo anelito alla solidarietà con i più deboli, con chi cerca prodi di pace. Tra naufragi e terrore, bombardamenti e interessi finanziari e di sfruttamento verso i paesi più poveri del mondo egoista, che ovviamente tiene in gabbia i suoi figli. Anche la storia ha bisogno di giustizia e di nuovi interpreti imparziali al Sud Italia per restituire ciò che è giusto in ogni suo aspetto. L'arte non è rifugio, un passatempo, un'astrazione, è emozione e incanto, che se vissuti con amore possono legare alla più alta bellezza, anzitutto dello spirito. Nella poesia Sigillo Finale, Causi esorta a guidare la propria esistenza, apprezzare i doni ricevuti. Vivi la tua storia, godila, divorala, costruisci con cura ogni tuo dettaglio e non ci sarà una fine se prima non avrai sporcato di colori le stagioni della vita. Fra crolli e disastri, volgarità e dolori, la poesia di Causi è un dono ristoratore, una fiaccola tenue ma visibile nella notte, un canto a ciò che è essenziale, un libero moto dell'anima, perché il poeta è un puer eternus. Si perde per
amore non si programma, è una fiamma che accende il tuo cuore, un appuntamento senza preavviso, un incontro di sensi. Ti fa rinascere, ti fa sentire bambino incosciente, folle e avventuroso, fermo e deciso. Un amore non si programma, non è un giocattolo in vendita, è passione, è sacrificio, fedeltà e coraggio, ostinazione e perseveranza. Un amore, no, non si comanda e non si programma. Non è un lunedì della settimana, ma un'alba che ti riempie la giornata di sorprese e di interminabili passioni. È un nutrimento dell'anima che ti fa crescere nello spirito di pace e di gioia. Con te stesso e con gli altri. Un amore non si programma come un volo aereo, ma ci fa decollare verso un cielo alto, pieno di sentimenti. Ci fa soffrire e penare. Lo cerchiamo ostinatamente. Lo inseguiamo e vorremmo acciuffarlo tra le fronde stesse di questa giungla che è la vita. Un amore non si programma. Ti cinge, ti seduce. È la più bella favola che vorrai tradurre con una sola parola: felicità. Abbiamo ascoltato, quindi io chiamo solo te, cioè, ovviamente si riconosce subito, e poi anche un amore non si programma, appunto, grazie. Bene, a questo punto iniziamo con colui che, ecco, ci parlerà di Antonino Causi. Allora, la prossima relazione sarà fatta dal professor Giuseppe Bagnasco, qui alla mia destra. Nasce a Santo Stefano, va bene, nasce a Santo Stefano di Camastra, dopo la maturità classica si laurea all'Università di Messina in Scienze Storiche, con una tesi sul separatismo siciliano. Analista, critico, storico, ha pubblicato sul periodico Il Paladino di Palermo e sul settimanale di Bagheria. Ha organizzato dal 92 i concorsi letterari premio AEC a Palermo, Elvezio Petix a Casteldaccia, Giulio Palumbo a Ficarazzi, Giacomo Giardina a Bagheria. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in agoni letterari, dalla Liguria alla Toscana, all'Umbria, alla Campania, Calabria e Sicilia, tra cui il Marineo. Ha fondato nel 95 il Circolo Culturale Giacomo Giardina, assumendone ininterrottamente la presidenza. Come critico letterario ha recensito antologie e volumi di singoli autori, editi tra gli altri da Thule, Ila Palma, Il Filo, Zefiro, Primo Sole. Ha pubblicato le raccolte di poesie Poieteche, Thule Palermo 2006, L'amore viola, Ila Palma, Palermo 2008 e nel 2011 Filibustieri, edizioni Thule Palermo. Accademico della Accademie, questo è tedesco, quindi scusate, come fanno i francesi lo leggono a modo proprio, St. Lucas di Bamberg di Germania e della ASCU. Ha ricevuto una onorificenza civica dalla provincia regionale di Palermo, il premio internazionale di Atene Michele Gitakos, il premio della cultura all'Accademia Vesuviana di Napoli, consigliere e conferenziere dell'Ottagono Letterario di Palermo e presidente e rettore dell'Accademia Siciliana Cultura Umanistica. Professore Giuseppe Bagnasco. Allora, io sono seduto qui perché il leggio mi deve aiutare dal momento che ho messo dei fogli, perché i miei neuroni non mi aiutano più a ricordare e quindi ho bisogno di seguire una mia scaletta. Io sono uno storico prestato alla critica letteraria. Dopo aver sentito l'ottima relazione sulla prefazione di Tommaso Romano, che cosa devo dire io? E comunque,
siccome il mio amico Tony Cause mi ha dato il suo libro, mi disse: vede tu. E io ho visto, ho letto la prima volta in maniera critica, la seconda volta con materiale critico. Ne ho tratto delle conseguenze, delle mie considerazioni che ora vi oppongo, e mi riallaccio proprio alla prefazione di Tommaso Romano. Tommaso Romano, che ha curato la prefazione a questo raccolto, afferma nel suo ultimo volume Alchimia della polvere che quando si opera non bisogna porsi il problema di essere esemplari o esempi, quanto il rispondere alla propria coscienza, se posseduta. E Antonino Cause risponde certamente al contenuto di questo aforisma, offrendo con le sue 40 liriche un affresco di come ci si possa servire della parola nella sua primigenia missione, quale veicolo del pensiero, senza l'uso di grandi proclami o esternazioni nel costruire un verso di alta architettura elegiaca. Se la parola serve a comunicare, la comunicazione esplica la sua missione nell'essere usata senza artifici di ermetismi vari e risultare pertanto comprensibile a quanti non fanno parte di elite culturali. E il Cause assolve con perizia questo compito. Il suo poetare, lungi dall'offrire alchimie linguistiche, è semplice e, quel che più importa, è fresco e spontaneo, fatto, come annota il prefatore, con garbo, misurata passione e partecipazione accorata. Ma iniziamo con la vetrina di questo scaffale letterario, e cioè dalla copertina. Diciamo subito che è omeopatica. Con il titolo vi è raffigurata un'isola dalla quale presumibilmente si identifica quella proficiente la cittadina costiera di Isola delle Femmine, con lo sfondo un tramonto di un colore che al romantico unisce il fuoco della passione. Una passione che pervade attraverso ampi spazi della poetica del nostro, sia che affronti problematiche sociali o esistenziali, o infine anche d'amore. E allora, come non pensare di rappresentare il bisogno di stare soli con un'isola? La risposta è quasi retorica. Infatti i poeti di solito sognano un luogo lontano dalla civiltà, dal suo caos, dalle ingiustizie, le diseguaglianze, i pregiudizi. Un'isola come la Thule, l'isola del prefatore, un'isola immaginata e ipotizzata anche da Tacito e localizzata al nord della Britannia, simile a quell'altra immaginifica descritta da Platone nel Crizia, Atlantide. Dai temi esposti dal caos su tutti emergono quelli sulla speranza, sulla legalità e sull'amore. Il poeta divide la raccolta in due sezioni, entrambe di 20 liriche, una intitolata Uomo e un'altra chiamata Isola. Una divisione solo apparente, dove l'uomo viene identificato con la realtà e l'isola con il suo sogno. Ma le due cose, come afferma il sociologo Salvatore Lobue, non si possono separare, a scanso di provocare dolore. Infatti, separare il sogno dall'uomo è come negare all'uomo l'altrove. Un altrove che si identifica e prende dimora nella speranza, uno dei temi cari al poeta, speranza che nel mitologico vaso di Pandora è l'ultima dea. Togliere la speranza all'uomo o farla evadere dal vaso pandoriano è come condannarlo a vita, ad affrontare senza parvenza di riparo tutti i mali del mondo, e nello specifico quella alla un'utilità, a un destino senza destino, l'anticamera del non ricordo, perché gli viene meno la storia, e senza storia di cosa si dovrebbe occupare la memoria?
e cause. Nel dolore la identifico con gli occhi che guardano partenze senza ritorno, destini senza una meta, paragonandola ad un olivo saraceno, testimone del tempo che fu. Il nostro, come si legge nella quarta di copertina, come sottufficiale della Polizia di Stato, ne è un servitore e riveste nel suo ufficio competenze su immigrazione, asilo e cittadinanza, specificità acquisiti in un master conseguito presso la Facoltà di Scienze Umane. E quindi è stato giocoforza scriverne in particolare sui migranti che fuggono dall'Africa, soprattutto con Non sono ultimi e SOS Africa. Ma è sul tema della speranza che il caos compone liriche piene di saggezza e di auspici, specie quando ricorda gli angeli in divisa della legalità come i magistrati che ci restituiscono i sogni e le speranze, esortando tutti a non aspettare un altro anno per agire e rivolgendo all'Italia un'accorata invocazione. Rinascerai come araba fenice dalle tue cenere, patria mia. Ma questo, aggiunge dopo, solo se ciò avviene trovando fiducia in noi stessi. Ma il tema che più tesse la sua anima poetica e i concetti con cui le pervade è l'amore. Un amore, come definito da Dante nell'ultimo verso della Divina Commedia, tale che muove il sole e le altre stelle, è tradotto da Attilio Mobiliano come il meccanismo del mondo e di tutta la vita. Ebbene, Antonino Causa ne è un fervente discepolo, perché nelle 40 liriche almeno una decina vestono questo ambito, distribuite equamente nelle due sezioni uomo e isola. Nei suoi versi concetti, l'amore, nutrimento dell'anima e il cui arrivo non si può programmare, è un'alba che riempie la più bella favola che porta alla felicità e dove gli sguardi, aggiunge l'autore, sono come gazzelle che saltano le barriere del cuore. Nell'isola della speranza, dice, getterò l'ancora della speranza che accompagnerà quanto basta per l'eterno che arriverà. E si paragona insieme alla sua compagna a due gabbiani in fuga, rapite dal sorriso di un sole al tramonto. Il richiamo alla copertina è evidente. Eccola la forza di un poeta dà corpo e colorità umane a ciò che non lo è, e dove la trasmutazione è dovuta alla sorgente immaginifica della poiesis, della creazione. Ma non tutto il vissuto è fatto di amicizie, esperienze, amori avuti come respiri di vita. C'è anche la nostalgia della gioventù, l'amarezza dei momenti di solitudine, ma non è tutto. Uno dei pilastri della sua sociologia filosofica e poetica sta in un verso della lirica Narciso. Non guardarti in uno specchio, guarda dentro te stesso. E non ci vuole molto a richiamare alla memoria la massima «Chi non si autonno», quel «conosci te stesso», attribuita a Chilone di Sparta, che scolpita nell'architrave del Tempio di Apollo a Delfi, era una delle sette scritte dai savi più famose dell'Ellade, chiamate a Delfi dall'oracolo Pizia, in cui onore furono da allora in poi celebrati i giochi pittici, simili a quelli di Olimpia o di Corinto. Con guarda dentro te stesso, causa esorta a guardarsi dentro, dando la primazia all'essere rispetto all'apparire. E pertanto, aggiungiamo noi, l'immagine riflessa allo specchio, come afferma Magritte nei suoi quadri, non è quella che si vede, e non molto lontano da quella che predicava Diogene di Sinope quando usciva di giorno con la lanterna accesa per cercare l'uomo. Fu preso per pazzo, ma il filosofo cercava l'uomo vero, quello vicino alla natura, al di là di tutte le esteriorità, così come annota il pensiero di Tony Causi. Parafrasando un aforisma dello scrittore russo Vladimir Nabokov, potremmo dire: non possiamo scindere il piacere di leggere una poesia da quello di sentire se è vera poesia. In questa raccolta c'è poesia. Vi si sente non soltanto il cuore, ma anche la scansione della saggezza, la forza della parola, il pathos nella costruzione del verso. Antonino Cause non è solo un costruttore di pace. Possiede nell'anima quell'aura
che lo avvicina al Pater Familias dell'antica Roma, la pietas, parola che non assume nella semantica moderna pietà, ma si identifica con quel padre di famiglia, custode della famiglia e dei valori antichi, col rispetto verso gli antenati e le divinità, non ultimo quello verso la patria. Le liriche di Antonino Cause ricalcano questi valori. Esse sono pervase nel loro interno da aforismi e massime, tale che il poeta ne poteva fare un saggio di valore, e ci chiediamo perché non l'ha fatto. La risposta è semplice: solo con la poesia era possibile la sintesi e il pathos che la illumina e che in essa può trovare asilo. In definitiva, da un punto di vista archiviale, non possiamo con sicurezza catalogare il lavoro di Antonino Causi assegnandolo una specifica sezione, poiché la raccolta racchiude filosofia, sociologia, politica, storia, compreso quel sentire comune che è proprio della gente semplice. Ma poiché il tutto è espresso in versi, la sua naturale destinazione è la sezione poesia. Per finire, possiamo affermare che Causi, con il suo volume, ci propone un canto in cui esorta a vivere con misericordia e pietas nel rispetto delle leggi, il che ci porta a intravederne uno spirito socratico, quasi un messaggio messianico. E fa questo non nelle vesti di uno spirito posseduto dal demone dell'arte, che non è il demone del simposio di Platone, e nemmeno ergendosi a giudice al di qua del bene e del male, ma come un acuto testimone del suo tempo. In ogni uomo alla sua isola, a concludere, vediamo come ciascun uomo è portato a cercare e trovare il suo angolo di quiete, sia esso scientifico, storico, sociale o religioso, in un'isola che si identifica con quell'altrove da cui, come auspica il poeta, trarre la forza per affermare una verità al fine di giungere alla riappropriazione della vita. Questo è il messaggio che si coglie dalla raccolta, un messaggio che ci fa meditare. Ogni uomo ha la sua isola. Dentro un sogno abiterò per regalare gioie, speranze e amore. Non mi sveglierò. Costruirò una nave, salterò, raggiungerò la mia isola, destinazione, felicità. Il mio futuro sarà rifugio, protezione, pace, lontano dal caos. Sarà suono di mille armonie che rinfrancano il cuore e bramoso del tuo amore sentirò l'immortal respiro. Sembra una
grazie Pamela Barone, Antonio Zarcone, grazie sempre anche a Miriam De Luca che ha letto Ogni uomo alla sua isola e abbiamo ascoltato Il cielo in una stanza, tutte scelte da Antonino Causi, quindi è bello anche sentire dopo una bellissima relazione del professore Giuseppe Bagnasco, che io non sarei mai in grado ovviamente di ancora riempire veramente con tante bellissime parole, che è stata splendida, eccellente, ma perché io sono abituato a registrarlo, lo registro in tanti convegni, così come Marcello Scuria, così tanti di voi, però è anche bello dopo una bella relazione sentire, ecco, la poesia e la musica senza lì stare a... E così continuiamo adesso la seconda relazione fatta dal, appunto, dottor Marcello Scurria. È nato a Palermo nel 56, vive e lavora a Palermo, è padre di due figli, Riccardo e David. È bello sentire nella biografia che un autore dice: io sono padre di due figli. Questa è una cosa bella, abbiamo un nonno pure quindi dove c'è anche famiglia, perché la cultura e anche il recital e la poesia è circondata, ecco, da famiglie, come tutti voi che appunto siete in tanti gruppi culturali. Quindi papà di due figli, è laureato in legge e giurisprudenza, ma la sua cultura è frutto di un impegno autodidatta molto diversificato che lo realizza pubblicista, scrittore, saggista e conduttore radio. È stato docente di scrittura creativa presso alcuni licei palermitani e con la poetessa Francesca Luzio ha pubblicato le opere di poesie narrative nel laboratorio di scrittura creativa Parole, poesia e tecnica presso il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro di Palermo, di cui all'antologia Poetare e raccontare, pubblicata nel gennaio 2010 dalla edizione Arianna Geraci Siculo. È autore di 6 opere di narrativa e di saggi editi sia su carta che online, quindi oppure online. Ha conseguito importanti riconoscimenti, è socio dell'Ottagono Letterario di Palermo, è giurato per il premio letterario Pietro Mignosi, conferenziere in associazioni culturali e istituti scolastici. Molte le collaborazioni con il Comune di Palermo, a cominciare dal 4° incontro consecutivo per la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo 2019 presso la Biblioteca di Villa Trabbia, Palermo, la presentazione della Silloge Seguimenti, memoriale di Stefano Lo Cicero, l'incontro presso l'Istituto Leonardo da Vinci per l'evento organizzato dal Comune di Palermo, Maggio di Libri, del 23 maggio 2019, con la classe Terza G sul tema Desiderio e Genio, la consultazione delle opere di letteratura, di saggistica e di economia presso le biblioteche comunali e regionali, di cui all'elenco comune.librarsi.it. Allora ascoltiamo la relazione di Marcello Scurria. Innanzitutto bisogna ricordare che in questa situazione ci sono periodi in cui ci sentiamo più tranquilli, più sicuri, più distesi, no? E questi momenti della psicologia diventano fatti della città. E qui abbiamo un esponente, ovviamente, che è anche ricordato per i tempi vicini che sono passati con Tommaso Romano. Questo genere di operazione, per esempio, ha una sua classificazione logica e ha una sua potenza sociale che è notevolissima. E ci sono dei motivi che riguardano proprio l'interesse nei confronti della poesia, che diventano argomentazioni quasi fantascientifiche. E a questo punto bisogna ritrovare un tipo di ragionamento che ci porta anche all'amicizia. E l'amicizia è un sentimento che va vissuto, chi è? È un sentimento che va vissuto. Ed è bello sapere che anche il mio amico Antonino Causi lo ha detto in occasione di altre manifestazioni come al Castello di Carini. Per cui, quando arriva questa silloge, la presentazione assegnò 32-40 ore di tempo per poter essere effettivamente preparata.
ma non si può dire di no, perché questo genere di incontro mette tutti nella possibilità di appartenere a questa cittadina. E questo è un sentimento potentissimo che viene fuori dalla poesia. Quale? Quella che si interpreta o la grande metafora dell'amore che abbiamo nei confronti della città? E diventa bellissimo pensare alla nostra isola, che è davvero qualcosa di straordinario, ma è così commovente vedere una Sicilia che potremmo avere. Con gli occhi della mente la possiamo immaginare. E quindi a noi resta, come dire, il falso ricordo di un'isola che neanche possiamo raggiungere a nuoto, che si chiama Isola delle Femmine. Ed è evidentemente uno dei motivi che fanno parte di un nostro pregiudizio. E qua ritorniamo ai motivi dei pregiudizi. E quando si legge, per esempio, Antonino Causi, l'incontro con il pregiudizio è un fatto che viene poi smantellato letteralmente, nel senso di un incontro che bisogna capire fino a che punto è ancora un pregiudizio. E questa schismogenesi è una bellissima parola, perché vuol dire che ha conseguenze. Un'azione è una risposta. Chi lo dice? Lo dice Gregory Bateson, che è un uomo che ha capito veramente tantissimo. E allora, quando si parla evidentemente della nostra anima, in questi periodi siamo seguiti dalla volontà di una scena che appartiene alla città, e noi ne siamo dentro, ne facciamo parte, siamo parte di un tutto. E questa parte diventa un'occasione di assoluta meditazione, che purtroppo ci viene tolta non appena perdiamo il contatto con la città. E questa sarebbe una grandissima occasione, perché Antonino Causi ci ha messo nella possibilità di capire anche questo, l'appartenenza alla città. Ora vi immaginate che fantasia riesce a scatenare il ricordo di questa città. L'importante è pensarci di più. E oggi sono andato, per esempio, a vedere la poesia di una Iola che effettivamente è come potrebbe essere tutta Palermo. E c'è un passaggio che evidentemente appartiene all'isola. Nei termini evidentemente dell'amicizia, la possibilità di fare un discorso che abbia il senso dell'appartenenza di una parte della città a quest'altra parte, che non è un mezzo, che appartiene invece alla poesia. Cioè ogni forma di arte, ogni forma di creatività, ogni momento che si vive nella possibilità di essere poetico, noi dobbiamo immaginarcelo come un premio straordinario, come una chicca che ci consente evidentemente di ragionare, di approfondire questo significato, che è certamente appartenente alla grandissima classe che si chiama bellezza, bellezza di pensiero. Se questo naturalmente è commovente, pensate se non è veramente disastroso mettere i piedi fuori per la città e non avere neanche più la possibilità di pensarci, che stavamo vivendo un momento poetico. E questo è il motivo per cui esiste l'amicizia. L'ultima occasione di questa meravigliosa concezione che si ha di parte nel tutto è il valore ecologico che evidentemente diamo alla natura. E ci sono forme di bellezza che vanno praticamente considerate sotto forma di pensiero. E quando il nostro amico parlava di tutto, nel frattempo noi abbiamo continuato a vivere una condizione cartesiana della totale rottura tra mente e materia.
E questo naturalmente diventa un problema per chi non ha mai pensato se questa classe logica, che è un fatto della bellezza, effettivamente dipende da questa profonda separazione che è stata fatta fra mente e natura. Perché tutto quello che ci sta d'intorno, secondo Cartesio, non ha anima. Siamo il cogito ergo sum. Pensate che razza di profondità deve aver avuto un Bateson, che nel frattempo ha capito perché Descartes non poteva dire un'altra cosa. E questo evidentemente è la democrazia che noi invece possiamo vivere qui a Palermo, e non ce la dobbiamo fare togliere, perché non sappiamo più che senso potrebbe avere scrivere una poesia che appartiene a questa amicizia che nel frattempo rimbalza ovunque. Avere letto il mio nome sul giornale di Sicilia è stata una cosa molto interessante, per esempio. Sapere che c'è Alberto Russo qui è una cosa altrettanto interessante. Io non capisco come mai non riesco a rendermi conto che ha un costo. Ed è una cosa bellissima per me. Mettetevi nei panni del poeta. E ho fatto la guerra, si fa per dire, che ha a che fare evidentemente con chi vuole fare l'artista, vivere da poeta. Il reddito di cittadinanza mi è piaciuto, è stata una bellissima idea. Dobbiamo essere assai oggi. Pensa che piacere, no? Pensa che è bello. E allora l'occasione di poter parlare alla città diventa un motivo di grande apprensione. E quando si riesce a essere così affascinanti, è sbagliato che non ci sia un contorno, un contesto che sia altrettanto invitante al ragionamento romantico. Al ragionamento romantico. E quindi sono andato a vedere questa Iola che mi ha messo subito in relazione alla Casa delle Farfalle. Ha un successo straordinario, ma noi abbiamo la possibilità di avere appunto la libertà della favorita e darla evidentemente alla natura. E la Casa della Farfalla, invece di essere una gabbia, come scrive lui, potrebbe essere tutto il parco della favorita. E questo è sbalorditivo. Chi non riesce a capire qualcosa del genere è di una immaturità sociale impressionante e non avrebbe evidentemente cognizione di qual è il partito giusto da votare. Questo genere di riflessioni dovrebbe subito fare portare Antonino Causi nelle condizioni di vivere, come dire, un amore che non è soltanto speculare, ma è un fatto che diventa una sorta di riconoscimento, perché a prescindere da qualsiasi cosa il livello di informazione che abbiamo trasmesso nel frattempo è di una classe logica molto alta, rarefatta. E questo salto di qualità prescinde dal contenuto. Bateson è un genio straordinario. Prescinde dal contenuto, ciò che importa è l'informazione e non è globalizzata. Ma comunque, sto scrivendo evidentemente un libro che è molto interessante in proposito. E poi quando si è su un palcoscenico, in fondo dobbiamo diventare, come dire, coinvolti nel senso di dare spettacolo. E io, per me è un piacere, è una gioia avervi come pubblico. Fino a quando mi starete a sentire con questo interesse, mi fate felici. Grazie. Grazie Marcello Scurria. Star, let me see.
spring just like I'm Jupiter on Mars. In other words, hold my hand. In other words, oh baby, you kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Felici in chiaroscuro, trascorsi tra gioie, dolori e ricordi deliziosi. Guardando queste foto, la nostalgia ci assale. Sembra tutto come prima. Sui nostri volti ci sono le nostre rughe, accanto i nostri capelli canuti. Sono tutto il nostro vissuto. Momenti di letizia, emozioni filiali costruite da ansie parallele e ascendenti paure. Il nostro amore non è scalfito, è cresciuto. Era seme timido ed esile, innaffiato e nutrito quotidianamente dalla linfa dei nostri sentimenti, ora è diventato albero. Un albero robusto con i suoi frutti, saggio e fecondo, maturo ma intenso, imponente e pieno di grazia. È passato tutto questo tempo. È come un treno con le sue stazioni della vita. Abbiamo percorso il nostro tortuoso cammino, sentendo la nostra meta fervida come prima. Sì, se il tempo ce lo consentiva abbiamo aggiunto ancora un'altra poesia. Abbiamo ascoltato Come prima, ed è bello anche aver sentito Frank Sinatra dopo Marcello Scurria. Quindi è una cosa bellissima. Fly me to the moon, ecco se leggo bene, fammi volare fino alla luna. Quindi ecco, tutti scelti sempre da Antonino Gaussi. Abbiamo sentito quindi anche Come prima, e a questo punto ne mettiamo ancora un'altra perché siamo arrivati alla conclusione, abbiamo finito, ecco, abbiamo fatto presto, però dobbiamo ascoltare ovviamente adesso l'autore, sentiamo cosa ha da dire adesso lui, però prima ecco inseriamo quest'altra poesia, Memoria. Un uomo è nulla senza lei. È deserto dello spirito. Non c'è futuro senza memoria. Non ci sono identità e comportamento.
Con lei ogni uomo si eleva, si arricchisce di conoscenze e virtù, diventa migliore, si allontana dalla barbarie e conquista la sapienza. Tu, memoria, come un olivo saraceno, con le sue nobili radici, sei testimonianza del tempo che fu presente e anche fecondo domani. Così tenderai i tuoi rami verso raggi di luce, colmi d'amore e di fede. Grazie Miriam. E a questo punto ascoltiamo finalmente l'autore. Ogni uomo ha la sua isola, Antonino Causi. Allora, io ringrazio tutti gli amici intervenuti e quest'oggi che mi vede coinvolto abbastanza, sia stamattina con una cerimonia di premiazione dal quale ho dovuto fuggire perché dovevo essere qua, quindi però è bello, è arrivato finalmente questo giorno tanto desiderato. E finalmente ce l'abbiamo fatta a fare questa presentazione, che appunto non è la solita presentazione. L'ho voluto scegliere in questo posto proprio perché volevo coniugare poesia e musica. Mi sono innamorato molto di questo posto dagli incontri che il mio amico Gino Pantaleone ha fatto più volte insieme a un'altra amica mia, Marzia Manno, e Alessia Misiti, che è Alessia Misiti è la moglie appunto di Gino Pantaleone. Sono rimasto affascinato da questo posto perché veramente dove c'è poesia c'è anche la musica, e quindi la migliore cosa per coniugare queste due passioni. D'altronde all'inizio la musica è stata la mia grande passione e tuttora lo è, ma la poesia è arrivata dopo, però ecco, camminano insieme secondo me, perché sono veramente le mie due passioni, oltre che giustamente poi c'è la famiglia, il lavoro e altre cose a cui mi dedico. Però ecco, fin quando non mi stancherò mai, insomma, continuerò con la musica e la poesia. Non so, fin quando deve essere anche una voglia, proprio una passione dal quale non bisogna, secondo me, staccarsi, perché forse la linfa di vita, proprio quella che ci potrà, insomma, far andare avanti e addolcire, insomma, quello che di quotidiano viviamo, insomma, che a volte non è sempre bello, e viviamo momenti difficili, continuiamo. Non sono sempre momenti, giornate facili, però io a volte, ecco, riesco a trovare la mia valvola di scarico anche in questo, nella poesia, nella musica. E guai se non ci fossero, non lo so, l'uomo secondo me starebbe male, almeno per quanto mi riguarda. Io penso anche voi, siete amici di lunga data, stiamo facendo tante cose belle insieme. Estate in poesia è un evento che io seguo da 8 anni, e insomma è sempre bello riunire gli amici poeti di tutta la Sicilia, insomma, in questo annuale evento. Allora, l'avete capito, il titolo Ogni uomo ha la sua isola mi è piaciuto molto come titolo, però ecco, ci tengo a dire che va letto bene questo titolo, perché non vuole essere, appunto, come abbiamo e non ci stancheremo mai di dire, l'isola non è un'isola per isolarci, ma bensì per ritrovare ciò che è di buono dentro noi stessi. Quindi l'uomo deve sempre avere quei momenti, deve cercare di trovare quei momenti dal quale attraverso la sua saggezza, attraverso la sua riflessione rigenerarsi. L'hanno fatto tanti poeti nel passato, uno fra i grandi, insomma, che io stimo molto è stato Mario Luzi. Mario Luzi ha fatto sempre questo viaggio nella sua interiorità.
un'altra poetessa che io ho dedicato spazio nelle mie conferenze. Un'altra poetessa che mi piace ricordare è Maria Luisa Spaziani, l'ho amata tantissimo questa poetessa. E penso che sia, mi sono innamorato molto dei poeti che proprio hanno affrontato l'uomo e la sua essenza proprio. Ci possiamo essere affascinati anche dalla natura, però è sempre bello riscoprire quello che c'è dentro di noi, perché forse ecco, ci aiuta sempre a crescere e andare avanti. Io ringrazio, posso fare già il ringraziamento a questo punto, io devo ringraziare moltissimo Alberto Russo, che insomma abbiamo fatto insieme la scaletta, regista di Arte e Cultura e il conduttore di questa di questo evento, perché non è, diciamo, neanche una presentazione, è un evento proprio poetico musicale. Ringrazio Miriam De Luca, che ho voluto fortemente per leggere le mie poesie, l'ho ascoltato, perché io insomma sono un buon ascoltatore nei vari incontri letterari, e siccome è una persona che merita, sia dal punto di vista della serietà, dell'onestà nel fare l'arte, la cultura, la poesia, e quindi l'ho voluta proprio per questo incontro. Poi ringrazio molto il mio amico Peppino Bagnaschi, io lo chiamo Peppino affettuosamente, che ha fatto una disamina della mia opera veramente abbastanza egregia e profonda. Lo ringrazio tantissimo, e comunque mi deve fare avere la relazione perché ci tengo, grazie. E poi Marcello Scuria, l'ho voluto un'altra volta in questa terza silloge, lui già è stato già nella seconda Melodie dell'Anima di un po' di anni fa all'Hotel Joly, quel posto che insomma io amo tantissimo, faccio tante conferenze lì. Colgo l'occasione per salutare il mio amico Pietro Silano. Poi allora devo ringraziare innanzitutto anche mia moglie che mi accompagna sempre, e i miei figli che non sono presenti ma sono a casa, però gli devo molto, perché la mia famiglia è sempre il mio sostegno, la mia forza. Ringrazio i miei amici poeti e anche i miei amici di vita, i miei vicini di casa che ho voluto qua, che mi hanno fatto molto felice, e devo ringraziare anche la cantante Pamela Barone, che ho conosciuto oggi brevemente, però già mi ha entusiasmato tantissimo, anche il pianista Antonio Zarcone, che insieme sapientemente ci hanno costruito questo bel evento, grazie di cuore. E che dire, naturalmente io non ho voluto in questo caso isolare le accademie di cui faccio parte, mi onoro di far parte, ma ho voluto fare un evento mio, tutto mio, no veramente nulla di contrario, è stata una mia volontà proprio, però sono sempre legato all'Ottagono Letterario, l'Accademia di Sicilia, l'Accademia Ruggero II, l'Accademia dei Poeti Siciliani, capitanata dal impareggiabile Totò Mirabile, e il gruppo Lidibietano, insomma sono tantissimi, e amo tutti, diciamo, tutti gli amici che insomma rispetto, tutti quanti quelli di cui fanno parte insomma di queste associazioni e accademie varie. Grazie a tutti voi che mi avete regalato con la vostra presenza momenti questi secondo me unici, belli, che conservo sempre nel mio cuore. Grazie di tutti amici, grazie. Concludiamo quindi ancora che una poesia solo, l'ultima ce la leggi tu, ecco, in scaletta, e ascoltiamo la poesia Occhi. Occhi che parlano più delle parole,
severi e saggi, arrivano fino al cuore. Occhi emozionati si incontrano, accendono le passioni, rapiscono il grande amore di due innamorati. Occhi, dove tuffarsi e nuotare tra onde silenti e perdersi nel tempo. Occhi, come carezze vibranti e gentili, viatico dei buoni sentimenti, ci fanno compagnia. Occhi curiosi saccheggiano scene proibite, hanno solo fame di giustizia e sacrosanta verità. Occhi tristi e soli guardano partenze senza ritorno, destini senza una meta. Occhi bui nella realtà sono luce dentro ogni anima di chi sa riconoscere il vero dono dell'umanità, la vita. Gabbie si chiudono intorno a noi, piccole cellule di questo immenso universo, le gabbie della vita. Siamo fragili e insicuri, ansiosi, afflitti, inquieti e spaventati. Le gabbie sono privazioni psicologiche, limitazioni del vivere comune, sono artificiali. Li creiamo noi stessi, con la nostra psiche. Solo avendo fiducia in noi stessi e credendo nelle nostre potenzialità, queste gabbie potranno sparire come burlesche bolle al soffio di un bambino. Grazie. Grazie Antonino Causi. Quindi a questo punto i ringraziamenti l'ha già fatti lui, ai relatori, appunto a coloro che ci hanno accompagnato, Miriam De Luca, Pamela Barone, grazie ancora. Io ringrazio anche ancora il Comune che ci ha concesso questa sala. Ringrazio i collaboratori Luca Cirincione e Fabrizio Lograsso, ecco, per le riprese. Ok, allora grazie anche a voi che siete qui presenti, un applauso per voi perché siete una famiglia. Io vi saluto, grazie a colui che ci ha donato questa splendida serata, Antonino Causi. Dovevo lasciare un segno a Miriam De Luca e a Pamela. Ecco, Antonino vuole dare questo omaggio floreale.
È una sorpresa. È la sorpresa, è sorpresa. Al professore Bagnasco e a Marcello Scuria. E allora a questo punto facciamo, ecco, un fermo immagine dalle telecamere di queste consegne. Bene. Così scattiamo questa foto, a parte i cellulari che sono lì pronti. Perfetto, va benissimo. Grazie a tutti, arrivederci. Friend.